Buongiorno, oggi presento un libro del celebre, giustamente storico romano Tacito, ben conosciuto a tutti i frequentatori delle lettere classiche, nella bella edizione di Sellerio, che se mi pare è del 1987. Il libro ha anche una sua importanza intrinseca perché la traduzione è di Marinetti, il famoso futurista. Quindi uno si potrebbe chiedere come mai Marinetti, che insomma pensava sempre al futuro, si è occupato di uno storico del primo secolo d.C., per di più romano, per di più che scrive in latino. Marinetti ce lo spiega in una breve prefazione dicendo che in realtà Tacito, magari Marinetti esagera, era già un futurista. Bisogna però dire che Tacito, nella traduzione italiana di Marinetti, risulta davvero un autore moderno, lo si legge con grande piacere, il suo eloquio è assolutamente scorre come uno scrittore moderno. Devo dire che nella mia esperienza di latinista non era facile da tradurre, Marinetti ci riesce ovviamente benissimo. Di che cosa parla la Germania di Tacito? Prima di tutto è ritenuto il primo libro, diciamo, autonomo, scritto da un autore di una potenza dominante come Roma, su una popolazione straniera, estera in quel momento, i tedeschi, la Germania, no? Ed è quindi in qualche modo anche il primo libro etnografico da questo punto di vista, cioè che si occupa di un popolo esterno alla romanità, con cui naturalmente Roma comunicava in vario modo, guerreggiando ma anche commerciando. Che cosa ci dice Tacito sulla Germania? Insomma, ci sono alcune considerazioni naturalmente dovute a ragionare in qualche modo antico, come ad esempio che questi germani sono fatti praticamente tutti allo stesso modo, che sono alti, hanno gli occhi azzurri, insomma in battaglia sono valorosi, e a un certo punto Tacito addirittura dice i loro corpi robusti e alti sono dedicati solamente all'assalto, si vede già da questo, insomma, la natura dei germani. Inoltre Tacito ci dice che i germani sono un popolo che etnicamente è rimasto quasi puro, cioè che non si sono mischiati. Poi questo avverrà anche con i romani alla fine dell'impero romano, ma al primo secolo no, non ancora. Molte altre informazioni della vita dei germani, del loro modo di pensare, sono elencate in questo libro, che tra l'altro non è molto lungo, una settantina di pagine in italiano, ma la cosa importante è la linea dell'esposizione che prende Tacito. Tacito, cosa non proprio comune agli storici dell'antichità, non dimostra nessuna superiorità rispetto al popolo dei Germani, ne elenca i pregi, qualche difetto, secondo lui. Ma non parla, diciamo in qualche modo ex cattedra, non parla da romano che insomma si sente superiore ai germani. E forse, diciamo, oltre alla dote di grande osservatore di Tacito, dei costumi e della storia dei germani, è il suo pregio maggiore.